and liftoff. Elle va jouer décollage. Décollage, liftoff from a tropical rainforest to the edge of time itself. NASA scientists are one step closer to unlocking the secrets of the universe. The JWST is performing better than the specifications. We're seeing not only things in the foreground, but all of these background galaxies. Halloween deve essere nelle vicinanze, considerando che le agenzie spaziali come la NASA e l'ESA stanno affrontando gli aspetti più spettrali e spaventosi dello spazio. Nuove sorprendenti immagini del telescopio spaziale James Webb hanno mostrato la struttura ossea gassosa di una galassia lontana. Questa nuova prospettiva dal telescopio spaziale James Webb mostra il centro di una galassia a spirale e sembra lo scheletro di un vortice. Di cosa si tratta esattamente questa galassia che è così sbalorditiva e quali altre galassie ha osservato finora il JWST? Unisciti a noi mentre scaviamo nelle meraviglie del cosmo e discutiamo di questa galassia simile a uno scheletro che ha scioccato tutti. All'inizio gli astronomi in genere vedevano una struttura confusa a forma di spirale e quando osservano la galassia nota come IC5332, per cui era difficile prima distinguere i minimi dettagli, ora con il James Webb Space Telescope, che ha utilizzato i suoi strumenti all'avanguardia sulla galassia, ha dato ai ricercatori uno sguardo senza precedenti sull'intricata struttura di questa galassia, come riportato dal European Space Agency, ESA. L'immagine altamente dettagliata di IC5332, che dista più di 29 milioni di anni luce dalla Terra, è solo l'ultima di una serie di incredibili foto ottenute da Webb, il telescopio da 10 miliardi di dollari, lanciato lo scorso dicembre. Con un diametro di circa 66.000 anni luce, IC5332 è grande circa 2/3 la nostra Via Lattea. Il suo orientamento verso la Terra offre agli astronomi uno scorcio ininterrotto delle braccia a spirale della galassia. Il Mid Infrared Instrument MIRI di Webb ha rilevato la firma dell'IC5332 a lunghezze d'onda comprese tra 5 e 28 micron, che sono al di fuori del campo visivo umano. Questo potente strumento ha bisogno di temperatura specifica per funzionare correttamente. Richiede una temperatura operativa di soli 7 gradi Celsius sopra lo zero assoluto, o meno 266 gradi Celsius, meno 447 gradi Fahrenheit. Gli ingegneri hanno costruito un sistema di raffreddamento attivo specifico per MIRI, in modo che fosse sempre alla temperatura ideale. È essenziale che il MIRI sia super raffreddato per eliminare il rumore da altre radiazioni infrarosse che potrebbero causare immagini sfocate. Webb nel suo insieme è mantenuto fresco, ma non freddo come MIRI, che è mantenuto a una temperatura di 33 gradi Celsius inferiore a quella del resto dell'osservatorio. Secondo l'ESA, lo sforzo extra compiuto per garantire che i rivelatori del MIRI avessero l'ambiente di congelamento necessario per funzionare correttamente è evidente in questa straordinaria immagine. Utilizzando la sua Wide Field Camera 3, il telescopio spaziale Hubble ha catturato un'immagine della stessa galassia. Confrontando le foto dei due telescopi è facile vedere le differenze. Le immagini della luce ultravioletta visibili di Hubble mostrano i vari colori delle stelle più giovani e più vecchie, nonché le aree scure della polvere cosmica. Webb, d'altra parte, è stato in grado di vedere attraverso la polvere gli schemi di gas sparsi in tutta la galassia che rivelano un groviglio continuo di strutture che riecheggiano la forma delle braccia a spirale. Secondo l'ESA, la NASA, l'immagine di Webb è oscura e lunatica e raffigura le ossa della galassia. L'agenzia spaziale ha twittato: poiché diverse lunghezze d'onda, ultravioletta, luce visibile e infrarossi, fanno sembrare più luminose stelle distinte, le due foto rivelano anche stelle molto differenti tra loro. Le immagini si completano a vicenda in modo straordinario, ognuna delle quali ci dice di più sulla struttura e la composizione dell'IC5332. L'immagine di Hubble mostra regioni scure che sembrano separare le braccia a spirale, mentre le immagini di Webb mostrano più un groviglio continuo di strutture che riecheggiano con la forma delle braccia a spirale, hanno affermato i rappresentanti dell'Agenzia Spaziale Europea. Secondo la stessa agenzia, la discrepanza sorge perché la polvere nella galassia è più efficace nel disperdere la luce ultravioletta e visibile.
di quella che vediamo da Hubble rispetto alle frequenze infrarosse accessibili al JWST. Per comprendere meglio la struttura e la composizione di IC5332 e come si collega alle caratteristiche comuni della spirale a galassia, gli scienziati dell'ESA stanno confrontando le immagini della galassia scattate da Hubble e dal James Webb Space Telescope. Ha catturato immagini straordinarie di galassie e ruote di carro, anelli di Einstein, la spada di Orione, l'alone spettrale di Nettuno e l'immagine più profonda dell'universo mai prodotta, solo per citarne alcuni. Hubble a volte non viene preso in considerazione per essere stato surclassato dal nuovissimo James Webb Space Telescope, ma non è tuttavia inferiore. Piuttosto, sono progettati per vedere il cosmo in modi diversi. Quindi, quali altre immagini ha restituito il JWST finora? Il James Webb Space Telescope continua a inviare immagini straordinarie dell'universo, dimostrando che anni di sviluppo e ritardi valgono l'attesa. La fotografa astronomica Judy Schmidt ha recentemente elaborato un'immagine JWST della galassia a spirale NGC-1365 che presenta una doppia barra. La galassia si trova nella costellazione meridionale della Fornax, a una distanza di circa 56 milioni di anni luce dalla Terra. Schmidt spiega che i dati utilizzati nella sua elaborazione delle immagini provenivano dal gruppo FANGS, che studia la fisica ad alta risoluzione angolare nelle galassie vicine. NGC-1365 è grande più del doppio della Via Lattea, con un diametro di quasi 200.000 anni luce. La forma curva unica della galassia, che ricorda la lettera latina Z, è dovuta al modo in cui le sue larghe braccia si allontanano dalla fascia centrale. A causa della sua forma particolare e del fatto che gran parte della sua struttura interna è oscurata dalla polvere, James Webb è stato scelto per le osservazioni su questa galassia. Le capacità di osservazione a infrarossi di JWST gli hanno permesso di investigare la galassia in modi che Hubble e VLT non erano in grado di fare. NGC-1365, come molti sistemi stellari a spirali, presenta una barra. Questo è il nome della struttura composta da stelle e gas interstellare che attraversa il nucleo galattico. Tuttavia, a differenza di altri oggetti identici, questa galassia ha una caratteristica importante. Due sbarre, una grande e una piccola, percorrono contemporaneamente il suo nucleo. L'immagine è stata catturata dal sensore a medio infrarosso MIRI di James Webb e getta nuova luce sulla struttura interna della galassia. La nuova immagine presenta una panoramica dettagliata dell'area centrale come altre, ha numerose maniche più piccole e sottili che si estendono da esso. Al centro è evidente una zona attiva di formazione stellare a forma di alone, circondata da polvere luminosa. NGC-1365 e altre galassie a spirale con barre sono di grande interesse per gli astronomi a causa di nuove osservazioni che hanno dimostrato che la Via Lattea potrebbe essere una galassia a spirale con una barra proprio come queste. Si pensa che circa il 75% di tutte le galassie nell'universo siano a spirale e studiarle può dirci molto su come si è formata la nostra galassia e su come si è evoluta. La sofisticata ottica a infrarossi di JWST lo rende ideale per studiare i nuclei galattici per comprendere meglio i meccanismi alla base della formazione stellare, i buchi neri supermassicci, i getti relativistici e altro ancora. James Webb utilizzerà i suoi potenti specchi per esaminare le regioni dell'universo che normalmente sono inaccessibili all'astronomia, come le regioni di formazione stellare, i dischi protoplanetari da cui emergono i pianeti e i centri delle galassie attive. Il telescopio si concentrerà anche sul nucleo galattico, un'area difficile da studiare a causa della polvere interstellare. Queste osservazioni faranno luce sulla natura del buco nero supermassiccio Sagittario A, sulle stelle vicine e sul denso rigonfiamento galattico che lo circonda. Quando pensiamo a un pianeta circondato da aloni cosmici, di solito pensiamo a Saturno. L'intera personalità di Saturno, non si potrebbe obiettare, è centrata su questi magnifici anelli, ed è giusto che sia così. Sono solidi, massicci, per questo molto riconoscibili. Ma se per caso non lo sapessi già, anche Nettuno ha degli anelli. Sono solo molto più delicati e quindi estremamente difficili da vedere senza potenti telescopi. In effetti, il pianeta è 30 volte più lontano
hanno rispetto alla Terra e ha i normali strumenti di osservazione delle stelle, appare come nient'altro che un debole puntino di luce. Nonostante la nostra impossibilità di ammirare i delicati cerchi di Nettuno da qui, gli scienziati sono stati in grado di intravedere un meraviglioso scorcio di loro che cingevano il pianeta azzurro nel 1989, grazie alla sonda viaggiante della NASA Voyager. E ora l'agenzia, altrettanto eccezionalmente, sta usando James Webb Space Telescope per ottenere il secondo round. Sono passati 3 decenni dall'ultima volta che abbiamo visto questi anelli deboli e polverosi e questa è la prima volta che li vediamo nell'infrarosso, ha detto in una nota Heidi Hemmel, esperta del sistema di Nettuno e scienziata interdisciplinare per il JWST. La qualità delle immagini, estremamente stabile e precisa di Webb, consente di rilevare questi anelli molto deboli e così vicini a Nettuno. Come se non bastasse, questa nuova immagine mostra Nettuno che emette una delicata luce color lavanda attraverso l'obiettivo del vicino infrarosso del JWST, su uno sfondo di galassie catturate dalla stessa tecnologia spaziale all'avanguardia. È una conferma inequivocabile che il JWST è troppo sensibile per rilevare quello che chiameremmo spazio vuoto. Ogni volta che guarda nell'abisso, questa macchina è abbastanza forte da sbloccare involontariamente uno scrigno di ricchezze. La brillante luminosità mostrata nell'immagine di Nettuno del JWST è possibile solo grazie alle capacità infrarossi del telescopio. Questa immagine raffigura le lunghezze d'onda infrarosse invisibili emesse dal pianeta gassoso. Non stiamo osservando il tipo di lunghezza d'onda visibili a cui siamo abituati, quelle che ci mostrano il colore, come il tipo con cui lavorava il telescopio spaziale Hubble, per esempio. Nettuno ha ancora la sua caratteristica tinta di blu derivante da elementi del pianeta come il gas metano, ma il JWST non può mostrarcelo, non è quello per cui è stato costruito. In effetti, il gas metano ha una forza di assorbimento tale che il pianeta è piuttosto scuro alle lunghezze d'onda Webb, ha affermato l'Agenzia Spaziale Europea in un comunicato stampa. Tranne dove sono presenti nubi di alta quota, tali nubi di metano ghiaccio sono prominenti come striature e macchie luminose che riflettono la luce solare prima che venga assorbita dal gas metano. I ricercatori hanno anche notato un anello luminoso attorno all'equatore di Nettuno, che interpretano come prova dei venti e delle tempeste che guidano l'atmosfera del pianeta stesso. L'atmosfera discende e si riscalda all'equatore e quindi brilla a lunghezze d'onda infrarosse più del gas circostante e più freddo, ha affermato la NASA. L'agenzia riporta anche di aver trovato luminosità intrigante vicino al polo nord e ulteriori prove di un vortice al polo sud. Infine, il JWST ha individuato 7 delle 14 lune di Nettuno, tra cui Galatea, Naiade, Thalassa, Despina, Proteus, Larissa e Triton. La strana orbita all'indietro di Triton è rivelata dall'esclusivo bagliore a 6 punte del JWST, dando agli scienziati la speranza che il JWST possa aiutare a decifrare la bizzarra situazione. Adesso, dici il tuo parere nella sezione commenti qui sotto.